This is International Big Mega Radio Smasher. Eurobike 2011, siamo con Silvio Coatto all'interno dello stand Specialized. Con Silvio Coatto vediamo quelle che sono le novità quest'anno di Specialized. Ecco, qua possiamo notare la nuova Stand Jumper FSR, prodotto della gamma 2012 per quanto riguarda la nostra famiglia Trail, quindi una bicicletta che continua a avere le sue caratteristiche di trail bike, 140 di corsa, ma seppure di primo acchito potrebbe sembrare molto simile alla versione precedente, quest'anno abbiamo introdotto tantissime novità sia sul prodotto alluminio, sul prodotto carbonio e sul prodotto 29. Quindi la gamma è molto molto completa anche per quest'anno. La nuova Stand Jumper FSR, prima di tutto, utilizza il nuovo sistema di regolazione AutoSag, quindi abbiamo un ammortizzatore tradizionale dal punto di vista del funzionamento, quindi sempre aria olio, però abbiamo inserito una nuova caratteristica che è quella dell'AutoSag, quindi una nuova custodia dell'aria che permette di regolare in maniera molto molto semplice il sag, semplicemente andando a immettere prima dell'utilizzo della bici tre volte il peso del pilota in PSI, sedendosi sopra e andando a scaricare la valvola rossa che vedete sull'ammortizzatore. In questo modo si regola il sag in maniera automatica senza bisogno di andare a misurare spostamenti dopo il primo posizionamento. Questa è una caratteristica, quella dell'autosag, che troviamo su tutta la gamma Stand Jumper FSR 2012. Abbiamo modificato sia la struttura del triangolo principale andando a lavorare sul movimento centrale, abbiamo sostituito la scatola di movimento con la nuova scatola PF30, abbiamo modificato anche la zona dello sterzo, siamo passati anche sull'alluminio all'utilizzo di un tubo di sterzo conico, un pollice in ottavo, un pollice e mezzo. Abbiamo introdotto il passaggio della guaina del registratore telescopico all'interno del tubo orizzontale, questo per migliorare la funzionalità del tubo reggisella e per migliorare quella che è la linea, la pulizia del telaio. Dopodiché, passando alla parte posteriore della bicicletta, al carro, abbiamo realizzato un nuovo leveraggio per il supporto dell'ammortizzatore e soprattutto abbiamo cambiato i foderi obliqui. I foderi obliqui da quest'anno supportano il mozzo posteriore 142 Plus, quindi abbiamo un mozzo di battuta 142 mm con la cassetta spostata di 2 mm verso l'esterno, questa è una caratteristica specifica dei mozzi Specialized, con il perno passante da 12 mm, quindi abbiamo aumentato la rigidità e la struttura del carro posteriore e il funzionamento della bicicletta. Il reggisella, ne parlavamo prima per quanto riguarda il passaggio della guaina, il reggisella telescopico ormai diciamo che è un must per quanto riguarda il prodotto trail enduro. Vedete su questa versione Elite il nuovo reggisella Specialized Blacklight, reggisella che funziona come la versione precedente, quindi sempre un sistema pneumatico con corsa 125 sulle taglie M, LXL con corsa 100 sulla taglia S, ma la versione nuova, quindi quella che riconoscete con la colorazione nera, è più leggera di circa un etto rispetto alla versione precedente. Abbiamo introdotto anche un'altra novità, il dangler, che è un piccolo tendicatena realizzato in resina che vedete posizionato sul fodero basso. Questo tipo di soluzione può essere utilizzata, viene montata di serie chiaramente, può essere utilizzata o può essere semplicemente rimossa volendo, un sistema molto semplice di aggancio e sgancio sul supporto del fodero basso. Per quanto riguarda la gamma, abbiamo appunto, come abbiamo detto all'inizio, disponibilità di modelli in alluminio, come vedete qui le Elite, e di modelli con il triangolo in carbonio. In linea di massima la gamma vive sui modelli 26-140 di corsa, ma abbiamo anche una versione sempre 26 Evo con corsa aumentata a 150 anteriormente e posteriormente, e abbiamo anche una versione 29 pollici sempre in alluminio con corsa 130-130. Anche qui sui diversi modelli cambiano chiaramente gli allestimenti, forcella, ruote piuttosto che la trasmissione, e disponibilità di triangoli in alluminio e in carbonio. Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the light.